Buongiorno a tutti e benvenuti in quest'aula in occasione del concerto di Natale promosso dall'Istituto Luigi Pirandello di Bivona. Sono lieta di presentarvi questo percorso musicale che vede come protagonisti i nostri compagni, gli allievi della nostra scuola, che si sta rivelando una fucina di talenti dalle originali personalità. Al fine di trasmettervi un po' di gioia e di serenità, vi intratterremo con un'oretta di buona musica, che abbraccia grande varietà di generi musicali. Prima di iniziare, però, è doveroso porgere i saluti al dirigente scolastico, professoressa Giuse Cugliotta, al vice dirigente, professoressa Rosa Cardinale, ai docenti dell'istituto, al pubblico qui presente, ai compagni che ci ascoltano dalle nostre classi e a coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su YouTube, perché la pandemia purtroppo non ha permesso la presenza fisica in totalità. Bene, inizieremo le nostre performance accogliendo con un caloroso applauso gli alunni del liceo classico che si esibiranno in un canto corale sulle note di un tipico brano natalizio ideato nella metà del 1700, Adeste Fideles. L'iniziativa è partita dalla proposta di Giuseppe Leone, della quinta B classico, che ha curato insieme a Salvatore Mosca la formazione del coro e l'arrangiamento del brano, e Gabriele Greco. Buon ascolto! Thank you.
Bravissimi, complimenti ragazzi. Adesso è il turno di un duo che ci alluderà con le note di un altro famosissimo brano, scritto dal duo britannico Woman e che dal 1984 ad oggi caratterizza le festività natalizie. Con Last Christmas, Salvatore Mosca della Quarta Scientifico al pianoforte e Laura Di Pisa al violino. Ci tengo a precisare che Salvatore Mosca studia alla Scuola di Musica Palminteri di Santo Stefano Quisquina, guidata dal maestro Michele Campo, e Laura Di Pisa è l'allieva del maestro Mistretta della Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro di Pivona. Con Last Christmas, Salvatore e Laura. Io vengo dalla luna che c'è la...
non si smentiscono mai. Bene, nella prossima esibizione avremo il piacere di ascoltare uno dei più famosi brani di Michael Bublé con White Christmas, Ornella Montalbano della seconda B scientifico e Adelaide Cusciglio della terza A linguistico, accompagnate da Salvatore Restivo della quinta Cat al pianoforte. Un applauso. Bene, è la volta di un duo vocale composto
composto da Gabriele Greco, alunno della quinta scientifico, e dalla professoressa Pietra Belluccia, che ci faranno ascoltare. Ci faranno ascoltare Vivere di Andrea Bocelli e Gerardina Trovato. Buon ascolto! Solo di
dottoressa Belluccia, che ci aiuterà con un altro brano in lingua francese, con L'Envie de Mère di Daniel Levy. A voi la professoressa Pietra Belluccia. Oh,
che ci allieterà con l'esecuzione del brano Pagina d'Album, composto dal maestro e direttore d'orchestra Michele Mangani. Entrambi studenti presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, ho l'onore di chiamare sul palco Giuseppe Iacono della seconda C EGOA al clarinetto e Salvatore Destivo della quinta AFAT al pianoforte. Want
brano del gruppo musicale irlandese Codaline, che ha scalato le classifiche inglesi nel giugno 2013. Ho il piacere di invitare sul palco Doriana Podestia, che sarà accompagnata dalla chitarra acustica di Maria Elena Vaccaro. Tengo a precisare che Maria Elena e Doriana dedicano la loro performance ai loro compagni di classe, gli alunni della quarta A linguistico, che fin da subito hanno creduto in loro. Un applauso! Numerosissimi motivi. Fra i più ricordati vi è Un amore così grande,
brano precedentemente ideato dal compositore Guido Maria Felilli. Restando in tema, Massimo Ranieri nel 1988 si aggiudica il primo posto in classifica al Festival di Sanremo con il celeberrimo Perdere l'amore. I due brani oggi saranno interpretati da Gabriele Greco della Quinta A Scientifico alla tromba e da Salvatore Restivo della Quinta A Cat al pianoforte. Un applauso. Vi ricordo che anche Gabriele Greco nel suo percorso musicale ha studiato canto lirica e tromba presso la scuola di musica Gaspare Lo Nigro di Vivona e attualmente studia tromba presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo sotto la guida del maestro Genualdi. A voi Gabriele e Salvatore! Thank you.
il momento di presentarvi un duo di due alunni della Quinta Cat che vi faranno ascoltare una delle migliori melodie composte da Eugène Bozzat, violinista e direttore d'orchestra francese. Con aria vi presento Salvatore Restivo e Gaetano Marino della Quinta Cat a sassofono. Vi ricordo che anche Gaetano è un allievo del maestro Salvatore Boudreau presso la scuola di musica Gaspare Lo Nigro di Pivona. A voi buon ascolto. Classico che in questi anni
ci è stato da supporto in tutte le iniziative del nostro istituto. Il duo ci farà ascoltare una mazurka scritta da Gabriele Greco, a cui propongo di fare un grandissimo applauso. Adesso è un piacere.
richiamare sul palco Ornella Montalbano e Adelaide Gusciglio, che saranno accompagnati da Salvatore Restivo al pianoforte. Ci canteranno Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Love you.
Bravissime Ornella, Adelaide e Salvatore, ancora un applauso. È la volta di una solista dalla voce straordinaria che intonerà un brano pubblicato quest'anno dalla notissima cantautrice britannica Adele con Easy on Me, Carola Moulin. Anche Carola studia canto pop rock presso la scuola di musica Gaspare Lo Nigro di Bivona sotto la guida del maestro Giulia Alletto. I'm not the reason.
palco gli Ixy, una band che ci rallegrerà. Che ci rallegrerà con la riproduzione di due brani appartenenti a gruppi di elevata notorietà nella storia del rock statunitense. Con Californication dei Red Hot Chili Peppers e What's Up dei Four No Blondes, i membri della band, tutti appartenenti alla quinta A linguistico, che sono alla batteria Carlo Tadano, alla chitarra elettrica Vincenzo La Greca. Propongo un altro applauso perché è la prima volta che si esibiscono in pubblico. Voce di Ligata Rosalia. Vincenzo La Greca è un allievo di chitarra presso Area Studio ad Agrigento, mentre Rosalia studia canto sotto la guida dell'insegnante Romina Roll. Un applauso. Thank you.
We'll be right back.
prima di procedere con l'esibizione finale, è doveroso fare dei ringraziamenti a tutti i collaboratori per la riuscita dell'evento. Quindi un grazie particolare è rivolto al dirigente scolastico, professoressa Giuseppina Pugliotta, che con la sua consueta disponibilità ci ha dato la possibilità di organizzare l'evento, alla vicepreside, professoressa Rosetta Cardinale, a tutti i docenti che hanno creduto in questo qualificante progetto, al prof. Angelo Vestina, al signor Lazzare, che hanno curato la parte tecnica, a tutti coloro che ci hanno ascoltato da casa e a tutti i compagni che ci hanno ascoltato ognuno dalla propria classe. Ma permettetemi, l'encomio più significativo va rivolto all'ideatore e curatore dell'evento, professore di musica, maestro Giovanni Trupia, che è riuscito a riunire un gruppo di musicisti straordinari appartenenti a tutti i generi musicali e che con tanto impegno ha permesso la realizzazione di tutto ciò. Professore Trupia, se vuole spendere due parole. Grazie, grazie Nina. Io mi volevo accolare i ringraziamenti che ha fatto Nina e voglio fare tanti ma tanti complimenti e un grosso applauso a tutti gli artisti che si sono esibiti. Devo dire che con tanto impegno hanno seguito questo laboratorio facendo anche dei sacrifici, perché hanno avuto anche altro da studiare oltre a quello che si insegnava la mattina a scuola. E devo dire che il tempo speso per questo laboratorio non è stato vano, perché è stato preso sul serio da ognuno di voi, e quando uscivamo da scuola per andare a fare le prove c'era sempre massimo rispetto, ritegno. Tutti portavano le giuste autorizzazioni per poter uscire, era un impegno costante e questo mi fa tanto piacere, quindi complimenti ancora a tutti voi. Un grosso applauso voglio fare a Nina. Ha presentato egregiamente questo evento. Anch'io voglio fare un ringraziamento speciale al nostro dirigente scolastico, che invito qui accanto a me per porgere un saluto. A tutti i docenti a cui ho sottratto momentaneamente qualche allievo per poterli fare provare, al personale ATA che fino a stamattina mi ha aiutato a montare, a salire un po' tutta l'attrezzatura, e poi un ultimo pensiero che volevo porgervi è che intanto un ringraziamento particolare alla nostra collega, alla professoressa Belluccia, che con tanta passione si mette sempre in gioco insieme a noi e non sceglie dei brani a caso. Mi ricordo il brano che aveva scelto per l'addio dell'anno scolastico, per l'inaugurazione, che era un brano di benvenuto che dedicava a tutti voi. Vivere, che ha cantato oggi insieme a Gabriele Greco, mi ha fatto riflettere tanto in un momento come questo, dove in questi giorni abbiamo toccato qualcosa di drammatico, diciamo, in questa comunità, mi ha portato a pensare ad una persona per me molto speciale a cui dedico questo concerto. Senza la forza che mi hanno dato i miei alunni, non so se sarei riuscito a portarlo avanti oggi, però dopo tanti impegni era giusto così, e voglio dedicarlo a lui, che in queste ore ha lottato per la vita e finalmente sembra ci sta riuscendo. Grazie. Bene, che dire, professore, la conclusione è stata anche piuttosto commovente. Io mi unisco insieme a tutta la comunità scolastica alle sue parole. E poi ai ragazzi straordinari, non immaginavo assolutamente il livello così alto, perché qui abbiamo dei professionisti, non abbiamo degli artisti in erba, ma sono veramente dei professionisti, compresa la presentatrice Nina, che è stata veramente molto brava, che ha fatto da filo conduttore a questa mattinata,
Avete accarezzato davvero i nostri cuori, noi che abbiamo assistito qui in presenza, purtroppo pochi, proprio perché nel rispetto delle normative, quindi non abbiamo potuto allargare a più studenti questa mattinata, che però ci hanno seguito sul nostro canale YouTube. Siete stati veramente bravi. Io sono convinta, cioè sapevo già, sono qui da un anno e mezzo, già quando sono arrivata sapevo la qualità di questo istituto, dei docenti. Tra l'altro abbiamo questa marcia in più, abbiamo il docente di musica, proprio per offrire un'offerta formativa di qualità e per scoprire anche dei talenti. Perché sono certa che nel corso di questi esibiti, ragazzi di primo anno, ma anche di quinto anno, nel loro percorso musicale sono stati scolastico, accompagnati dai docenti di musica, hanno sicuramente favorito, ecco, ho visto dei ragazzi che non immaginavo assolutamente che avessero queste qualità. Ringrazio proprio tutti gli studenti, non li posso nominare ovviamente tutti, però fatemene nominare uno, anche perché al quinto anno ci lascerà, ed è Giuseppe Leone. Quest'anno è il componente della consulta provinciale e lo ringrazio di cuore, anche perché tante volte ci siamo confrontati sempre con argomenti interessanti e sempre nel rispetto reciproco e nel confronto e anche nella mediazione. Perché i problemi ci sono, li viviamo quotidianamente e stiamo vivendo un periodo ormai da 2 anni drammatico per tutti noi, perché è chiaro che tutto quello che avremmo potuto fare o che potremmo fare è limitato. E Giuseppe è stato per me un supporto, perché è sempre pronto, propositivo insieme agli altri rappresentanti di istituto della consulta. Sarà che frequenta qui il liceo classico e quindi siamo nello stesso ufficio, il mio ufficio è qui in questo plesso, per cui ci confrontiamo spesso e ci incontriamo anche nei corridoi per l'istituto. Per cui ringrazio Giuseppe Leone, ma ringrazio quindi tutti i rappresentanti, ringrazio tutti gli studenti. E oggi avete dato grande prova di serietà e di maturità. Poi rivolgo ovviamente il mio saluto a tutto il personale della scuola, lo ha già fatto Nina poc'anzi, ha nominato proprio tutti, le mie collaboratrici, la mia vicaria, il personale ATA, perché grazie a loro, quindi collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, perché no, anche gli ASACOM, gli assistenti alla comunicazione, che comunque fanno parte della nostra comunità, che ci danno una mano affinché le attività didattiche possano svolgersi in maniera serena. Mi sto dilungando forse troppo, professore, però vi ringrazio di cuore e vi auguro delle serene festività e un buon Natale, da estendere ovviamente a tutte le vostre famiglie. Adesso godete di questi giorni di pausa e di vacanza. Riprenderemo il 7 gennaio e abbiamo tante cose da fare, perché abbiamo la chiusura del trimestre, quindi abbiamo tanti impegni e dovete dare il massimo. Per cui grazie di cuore per questa splendida mattinata che ci avete fatto trascorrere anche con un po' di emozione, di commozione, ma anche di allegria. Buon Natale a tutti, ragazzi. Mi unisco io agli auguri di buone feste.
paese, a tutti voi, alle vostre famiglie, e vi lascio di nuovo a Nina per chiudere con l'ultimo brano. Buone feste a tutti. Grazie. Volevo anche ringraziare Elenia Bongiovanni e Federica Barone per aver scattato le foto. Concludiamo il nostro concerto natalizio con Gabriele Greco, che ci ha già dimostrato la sua grande passione per la musica, che ci canterà un intramontabile brano un poco fa già suonato. Quindi a voi Un amore così grande di Claudio Villa. Un applauso. Thank you.
conclusione del nostro concerto natalizio e non mi resta altro che, in occasione dell'imminente festività, di augurare a voi e alle vostre famiglie un sincero e affettuoso augurio, con l'auspicio che si possa archiviare finalmente questa stagione pandemica e di ritornare finalmente a cantare tutti insieme. Prima di andare, invito tutti i ragazzi che si sono oggi esibiti a ritornare sul palco per scattare una foto ricordo. Una fotografia, Giulia, facciamo una foto. Ah, che c'è la macchina.